Salve a tutti, sono Luca Palma, presidente dell'Associazione Happy Giannini. Sono qui in primis per augurarvi buon Natale e buone feste e vorrei farlo attraverso la presentazione del francobollo e del folder dedicato proprio ad Amadeo Peter Giannini. Questo valore bollato è stato emesso per il 150° anniversario dalla sua nascita, dal Ministero dello Sviluppo Economico, stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane. Ma prima di mostrarvi questi documenti, vorrei dire a chi non lo conosce chi era Giannini. Non era un predicatore, ma un esempio da seguire. Ci ha trasmesso l'importanza dell'etica nel sistema economico-finanziario. In un momento così triste per la vicenda del coronavirus, le istituzioni rivestono un ruolo importante affinché si possano riscoprire con esse valori oramai alla deriva. Abbiamo bisogno di speranza dopo tanti mesi di resilienza ad eventi sconosciuti fino allo scorso anno. Ricordare le gesta di Giannini attraverso un francobollo è il miglior modo di vivere la favola del Natale, anche in un periodo così difficile per tutti. Figlio di due migranti liguri, in soli 40 anni creò la più grande banca del mondo, gettando le fondamenta della Bank of Italy nell'ottobre del 1904 in un bar di San Francisco e definita dai grandi banchieri della città la Baby Bank. Ma questa banca era diversa, rivolgeva i propri servizi alle persone più bisognose. Operai ed emigranti di ogni razza e religione attingevano ai fondi della banca e le uniche garanzie richieste erano i calli sulle mani e le rughe sul viso. Durante il nefasto terremoto del 18 aprile del 1906, l'italo-americano Giannini infuse la speranza tra la gente di San Francisco, riaprendo le attività dopo soli 6 giorni, mentre le altre banche avevano ancora chiusi i propri caveau, aspettando i rimborsi assicurativi. Egli fece quello che nessuno aveva mai tentato, diede vita anche ai sogni più reconditi di attori e registi del cinema, che un giorno sarebbero diventati personaggi internazionali. Grazie al suo sostegno presero vita il Monello di Charlie Chaplin, Biancaneve e i Sette Nani di Walt Disney, Accadde una notte e La vita è meravigliosa di Frank Capra, veri e propri capolavori. Dal suo genio vennero alla luce la Bank of America, la Banca d'America d'Italia e la Transamerica. Inoltre finanziò il Golden Gate Bridge con 6 milioni di dollari senza percepire un centesimo di interesse. Infine finanziò il Piano Marshall e soprattutto finanziò molte pellicole inestimabili di Hollywood, come il grande capolavoro di Via col Vento. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla creazione e alla divulgazione di questi documenti, ma lasciatemi ringraziare anche i nostri associati che da oltre 11 anni mi seguono e mi sostengono per diffondere la vita di tale figura, tanto sconosciuta in Italia quanto tanto famosa ed apprezzata negli Stati Uniti. Grazie e ancora buone feste. So happy Christmas.